Liberi.tv, Riccardo Cristiano, decima marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi e delle minoranze. Perché è importante essere qui oggi? Abbiamo l'ALDE, ma abbiamo anche, dicevamo, la tesoreria, no, membro? Radicali italiani, sì. Giunta tesoreria. Giunta tesoreria. Benissimo, vogliamo parlare proprio... Sì, l'ho già intervistato il tesoriere è stato già intervistato. Vogliamo parlare un po' di questi popoli oppressi, soprattutto dei diritti civili e delle minoranze in generale. Io ad esempio conosco una comunità, è una minoranza in Iran perseguitata, sì. La comunità Baha'i. Ci sono 7 prigionieri da 10 anni, sono perseguitati solo per la fede, c'è una fatwa in Iran e quindi la comunità è un po' dispersa come diaspora in tutto il mondo. Tra l'altro la religione Baha'i è una religione pacifica, pacifista, crede nella pace e nell'unità mondiale, ma in Iran assolutamente la comunità è perseguitata. Quindi questo è un esempio di... Sì, non possono addirittura iscriversi all'università, i ragazzi. Gli è vietato iscriversi solo per l'appartenenza alla fede. Quindi un esempio di minoranza. Voi siete quindi qui oggi per essere... Io faccio parte di un'associazione che si chiama BBF, si occupa di etica in economia, Ethical, sì. Business Building Future, che è ispirata ai valori Baha'i, non è un'associazione Baha'i ma ispirata, e quindi tramite l'associazione ho avuto modo di conoscere anche la realtà di questa comunità che è originaria appunto della Persia. Perfetto.